Here we go for our video thoughts of the day. Sì, penso solo una cosa, oggi pensavo molto breve, cerco di essere... Today, I would like to wish a very, 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 very happy name day, first of all, to my brother Vincenzo, mio fratello che non è più qui tra l'altro da un anno, praticamente quasi un anno, a fine aprile è quasi un anno che si è andato a Treviso per motivi lavorativi, c'è anche una figlia piccola di, nata a fine ottobre, 18 ottobre, e vive lì ormai, ma comunque è come se fosse sempre qui. Io dico sempre anche che diciamo per me in qualche modo si è incarnato nello spirito del nostro cane, che tra l'altro l'altro ieri ha festeggiato i 3 anni. Invito a vedere il video dedicato a lui, il nostro pitbull striato Clay, chiamato così proprio da lui in onore di Cassius Clay, perché è un grande fan del pugilato, l'ha anche praticato, anche quello praticato per qualche anno, alcuni anni fa. E sì, io dico sempre che secondo me il cane, lui si è incarnato anche nella figura del cane, cioè lui ha il cane, anche l'incarnazione di lui appunto sotto forma animale, perché la cosa incredibile è che questo cane ha anche dei nei sul viso, sul suo volto, diciamo così, sulla sua faccia, e mio fratello ha gli stessi nei, cioè diciamo stessa tipologia di nei in qualche modo da questo punto di vista qui. Secondo me il cane è la sua reincarnazione in forma animale, ma anche per altri motivi. Sì, proprio, sembra proprio lui sotto forma animale, cioè, comunque sì, appunto è veramente un bell'onomastico, e gli ho dedicato proprio la canzone che ho composto per il mio cane, composto tra virgolette, che ho creato per il mio cane appunto qualche giorno fa, ma in questo senso invito a vedere il video messaggio che ho fatto appunto sul cane, perché ho spiegato tutto lì a livello tecnico cosa si tratta questa composizione, questa mia canzone, insomma. Sì, happy name day again, una grande persona, mio fratello, insomma, anche se lo dimostro ogni giorno, ma lo penso sempre, perché secondo me è meglio stare in silenzio che, diciamo, parlare e poi apparentemente volere bene le persone. Io la vedo così, non so se qualcun altro ha questo stesso tipo di visione. Forse dirò più cose su di lui quando farà, diciamo, il compleanno, non, tra non molto, diciamo, il 26 giugno, vedremo. Altro anche più piccolo di me, cioè leggermente, 1 anno e 9 mesi, io, pensate, noi 3 fratelli abbiamo 1 anno e 9 mesi di differenza tra me, tra mia sorella più grande di 1 anno e 9 mesi, io sono più grande di 1 anno e 9 mesi di mio fratello più piccolo di 1 anno e 9 mesi di me, quindi pensate che calcolo e distanza c'è, cioè, completamente perfetta tra le 3 nascite. Io comunque sono il fratello di mezzo, lui è del 97, del 95, mia sorella del 93. Gente. And also to my other two cousins, tale quale who are called with this name. Yes, there are also two other Vincenzo in the family, cugini di parte di madre, quindi great wishes also to them. And also great wishes to di all the Vincenzo in Italy and the world, and sì, appunto, non so se si festeggia anche in altre parti del mondo, ma auguri anche agli altri nel mondo, nel caso, o in altre zone d'Italia, nel mondo, nel caso lo festeggino. E quindi sì, questo non credo che... Ah sì, forse pensavo anche al continuo il mio tributo, la seconda parte, quella non linciana, per il compleanno di Angelo Badalamenti. Non so se avete visto il premio, ma se l'avete visto è perché oggi ho caricato il quarto pezzo, che mi sembra sia il Matilda Steam, da Una lunga domenica di passione, A Very Long Engagement, film del 2004. Ad ogni modo, sì, metto di nuovo anche i pezzi che ho caricato nei giorni scorsi, metto i link, i nomi, anzi li dico anche qui, per chi fosse interessato, erano 2 pezzi da Holy Smoke, Kiss All Around It, Snappy Lipstick, e poi appunto da Holy Smoke film del 99, e poi Red Love da Cabin Fever 2002. Quindi invece questo di oggi era il quarto pezzo, appunto da un very long, una lunga domenica di passione 2004, appunto video completo ovviamente nei link. Per tutte le altre informazioni rimando poi alla descrizione del video, che c'è scritto tutto lì. Ovviamente già ho detto tante cose in passato, quindi invito più a leggere la descrizione.
Però comunque non so se quando farò questo videomessaggio avrò effettivamente caricato il video, spero di sì. Poi sul resto non credo, pensavo ad altro. Sì, se ne avessi qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo in descrizione. Grazie again, a domani.